Allora, gli Accipicchia battono i Lupen Boys 5-2 e rispondono, tra virgolette, a distanza ai Bulldog in attesa dello scontro diretto. Certo, non è il 16-2 che hanno fatto i Bulldog con i Parmalat, però intanto Ma i metti in Lupen Boys non cartina. sono i Parmalat, mi viene da dire. I Certo. Lupen Boys sono avversari molto duro, molto difficile da affrontare, con un grande difensore che a mio avviso è Di Maria, un bel trio d'attacco, Tranchina, Scandura e Lauricella. È stata una partita bella dal punto di vista tattico, un po' meno dal punto di vista spettacolare. Gli Accipicchia hanno messo in campo la solita praticità, il solito cinismo, il saper gestire le partite, Giocato addormentare bene quando Russo, l'ha serve, vissuto farsi vedere, uscire fuori quando è importante. Sono un po' l'opposto dei Bulldog, che sono una squadra frizzante e divertente. Gli Accipicchia sono una squadra molto pratica, che viene fuori nei momenti topici della partita, e lo dimostra pure oggi. più concreta forse, diciamo, più Sicuramente sono molto concisa. più bravi a concretizzare le occasioni, creano meno dei Bulldog, Creano ma meno, però. le Sì. concretizzano le palle Vabbè. gol. Lo dimostrava analizzando la partita il gol immediato di Francavilla, che con l'esterno, dopo aver vinto due rimpalli, ruba il tempo a Cresi e porta in vantaggio gli Accipicchia. Partita quasi noiosa nel primo tempo dal punto di vista spettacolare, ma dal punto di vista tattico è una partita bellissima, una partita a scacchi. Il 2-2 degli Accipicchia si infrange contro il 3-1 dei Lupen Boys, che si difendono in maniera ordinata. Ci sono degli sporadici attacchi, come quello di Di Maria, che al 12° tira una bomba da centrocampo, Mesiti deve alzare in angolo. Insomma, c'è anche un altro errore individuale di Di Maria con Pizzuto, che imbecca Siracusa, che però spara in bocca a Clesi. Vediamo che la partita è viziata da errori individuali, ma non da azioni corali, perché le squadre si stanno annullando nel primo tempo, fino a quando non arriva il gol del 2-0. Un gol importantissimo, con una gran palla di Pizzuto, praticamente in uno spazio che non c'era. Fantastico il pallone per Siracusa, che la stoppa e con il sinistro spiazza Clesi e sigla il gol del 2-0. I Lupin Boys vengono fuori nel momento peggiore della loro partita, perché rischiano di subire il 3-0 con Pizzuto, che sciupa tutto su un assist di Siracusa, e trovano il gol dell'1-2 con Tranchina, che serve Scandura, che gira in porta. Qui Mesiti forse sbaglia nell'uscita, prima pensa di uscire a valanga, poi si ferma, viene freddato sul tempo da Scandura, che gira col sinistro e sigla l'1-2. Finisce qui il primo tempo e la Partita che si ripresa. risistema, diciamo, Partita che si perché risistema, partita che era iniziata in salita per i Lupin Boys, ma adesso i Lupin Boys hanno l'inerzia per provare a trovare il pareggio. Finisce il primo tempo, ma il secondo tempo inizia con la doccia fredda, con il 3-1, con un gran lancio di Siracusa per Pizzuto, che gira in rete il punto del 3-1. Rispondono però subito i Lupin Boys con un'ottima palla di Maria, che oggi ha ingaggiato un bellissimo duello con Runfola, Riccardo Runfola. Grande spunto, grande tocco di palla. Oggi però in zona gol è stato oscurato da Di Maria, che dimostra di essere probabilmente il Buon miglior difensore. difensore della Serie B, della Serie C, messo a confronto con un altro difensore fantastico, che a mio avviso è Francavilla, Francavilla pure molto giocatore di completo. una presenza fisica e di un Di tiro Matteo, da diciamo. fuori notevole. Comunque, ritornando alla partita, gran palla di Di Maria per Tranchina, che va via, chiude il destro sul secondo palo, e il gol del 3-2 in una partita che adesso è incertissima. Ma gli Accipicchia vengono fuori nuovamente, prima con una magia di Pizzuto, un destro respinto da Clesi. Poi c'è un fallo di mano di Di Maria, fallo di mano che ci sta su un contesto con Pizzuto. Il calcio di rigore è battuto da Pizzuto, che non può sbagliare. 4-2 e gli Accipicchia riallungano. Non mollano però i Lupin Boys, che trovano un palo esterno con Di Nisa, e trovano un'altra azione con Di Nisa, che colpisce un altro palo con Scandura, che mette al lato da buona posizione, e ancora un altro sinistro di Scandura, che viene deviato da Tranchina. Il pallone esce lemme lemme di poco al lato, con Mesiti che forse soffia su questa palla. Il gol del 5-2 è nell'aria, non prima di un 1-2 tra Francavilla e Runfola, con l'ottima uscita di Clesi. Insomma, il gol del 5-2 arriva con una gran palla di Francavilla per Pizzuto, che batte Clesi per il 5-2, batte Clesi in uscita. Prima della fine del match c'è un appoggio di Tranchina per Scandura, ma Sì, che comunque, attentissimo cioè. Mesiti a chiudere. Insomma, il match finisce 5-2. I Lupin Boys non hanno demeritato gli Accipicchia, però dimostrano di avere qualcosa in più, dimostrano di essere una squadra degna del primo posto, così come degni lo sono i The Bulldog in questo duello infinito, che convolerà forse al match decisivo nel prossimo turno, quando ci sarà questa benedetta sfida fra gli Accipicchia e i The Bulldog. Dai, ti faccio una domanda cognosa. Quanto finisce Accipicchia The Bulldog? X.
Ah, la diplomazia. Io non so da chi abbia imparato questa diplomazia. E con questa salutiamo il nostro video commentatore Peppe Di Giovanni. Ciao ciao.